Ciao amici e bentornati sul canale multidisciplinare dell'Articolaio. Oggi volevo prepararvi una salsa tipica messicana, il guacamole. Allora, quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono semplicissimi, non abbiamo poi bisogno di fornelli, ma abbiamo solamente bisogno di qualche coltello, un cucchiaio e un mini primer. Allora, gli ingredienti cosa sono? Avocado, un pomodoro, un lime, se non avete il lime va benissimo anche il limone, e una cipolla, va bene anche lo scalogno se non avete la cipolla bianca. Poi ci vorrà un pizzico di sale, dell'olio e del pepe, e in aggiunta il peperoncino se naturalmente volete il peperoncino. Allora iniziamo la preparazione, il nostro avocado, e incidiamo in questo modo. Torciamo e si apre, bottarella, torciamo e prendiamo il nocciolo e iniziamo a inciderlo per il lungo e per la parte più corta. Andiamo a vuotarlo in questo modo dentro il contenitore. Completamente sgusciato. Poi cosa facciamo? Andiamo a mettere un po' di lime o limone per evitare l'ossidazione, quindi che diventi nero. Possiamo utilizzare le mani o se no possiamo utilizzare anche un classico spremi a gommi. Io utilizzo questo e andiamo a far scendere tutto il liquido del limone o del lime. Una presa di sale, un pochino di pepe, un po' di olio a occhio, non esageriamo con l'olio però ci vuole sempre. Poi andiamo a mettere una dadolada di pomodoro. Allora, per gli amanti dell'avocado andrebbe già a posto così, però noi gli diamo un po' più di colore e gli mettiamo dentro una dadolada, quindi tagliate bello sottile il pomodoro. Bene, 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 bene. E ora cipolla. Tecnica per non piangere: bagnate il coltello prima di affettare la cipolla, vedrete che non succederà nulla. Perfetto, una bella dadolata di cipolla, perché siamo nel momento del distanziamento sociale, quindi una bella mezza cipolla ci sta tutta. Bene, adesso cosa facciamo? Mettiamo ancora un pochino d'olio e con il nostro mini primer andiamo, ci arrivo, sì, a mini primare. Bene, pronto il guacamole, guardate che bello. Con una spatola. Ecco voi ragazzi, il mio guacamole. Quindi, naturalmente bisogna assaggiarlo prima di dire che è buonissimo. Strabuono. Facciamo un riepilogo degli ingredienti per la salsa guacamole. Quindi ci vuole un avocado bello maturo, ci vuole mezza cipolla, pomodoro, lime, sale, pepe, QB, quanto basta, e un po' di olio evo. Naturalmente potete aggiungere anche un po' di peperoncino per dargli un po' più di spinta, poi è normale che se in casa avete qualcuno che non gradisce il piccante, meglio evitarlo per farlo degustare a tutti quanti. Quindi ragazzi, io vi ringrazio sempre per aver condiviso e guardato il mio video. Se vi è piaciuto, pollice in su e mettete un bel like. Se volete iscrivervi al canale L'Articolaio, potete tranquillamente iscrivervi cliccando sopra la campanella, quindi saprete quando inserirò un nuovo video.
Con questo è tutto dall'articolaio Simone. È tutto. Ciao! Madonna, com'è buono il guacamole!